Ciao a tutti ragazzi, sono Ben di Ultimate Team FIFA Italia e sono qui con un video molto molto speciale e anche abbastanza controverso. Come vedete sono su footed.com, la nostra bibbia, la bibbia per chi gioca a foot, e sono qui con un video abbastanza particolare. Avrete visto dal titolo che magari può sembrare una specie di truffa, non lo so, magari una presa in giro, un titolo fatto solo per prendere visualizzazioni, ma non lo è. Come ho scritto nel video, nel titolo, grazie a questo video potrete provare gratuitamente, nel senso gratuitamente senza spendere crediti di FIFA, giocatori IF, TOTS, Team of the Year, International Man of the Match, Man of the Match, potete provare qualsiasi giocatore che volete gratuitamente. Attenzione alla parola provare. Allora, cosa ho fatto io durante tutto l'anno? Ancora prima di spendere crediti, di buttare crediti per giocatori che magari poi non mi piacevano, perché non so se la stessa cosa è successa a voi, ma anche a me è successo molte volte di comprare un IF e scoprire che era molto più scarso in game, per dire, del giocatore normale, della versione IF. Quindi poi ho speso pure soldi per le tasse eccetera eccetera e ho perso diverse volte così. Quindi mi sono rotto le scatole e un giorno girovagando su Footed ho scoperto una cosa che magari molti di voi già sapranno, ma che nessuno o in pochi hanno detto su YouTube. Se andiamo a prendere una carta, ecco, io sto prendendo la carta di Klose, Record Breaker, andrete, ma non solo, qualsiasi carta, IF, TOTS, TOTI, tutte le carte che ci sono su Footed, basta fare CTRLF, cercare I am French e troverete questo signore qui, questo ragazzo, immagino, che praticamente cosa fa? Si passa il tempo a prendere tutte le statistiche in game, quelle che io ogni tanto vado a snocciolare quando faccio Squad Builder, o quelle che Tommaso e Raffaele vanno a snocciolare quando fanno le loro review. Va a prendere lui queste statistiche in game, va a modificare il giocatore nell'editor interno del gioco e quindi va a scoprire che praticamente Klose non vale 90 come overall veramente, ma vale 97 come ATT. Perché? Perché la EA sì, ha messo 90, ma il numero 90 è indicativo. In realtà dovrebbe essere 97. È ovvio che se mettesse 97 darebbe troppo all'occhio, quindi mette 90. Stessa cosa fa con qualsiasi altro giocatore. Per esempio mi viene da pensare a James Rodriguez versione cos'è? Ford in Ford. Stessa cosa, I am French. E poi vai a vedere che come COC vale 91. Allora, perché vi dico questo? Io sono partito da questa diciamo osservazione che ho fatto, da questi commenti che fa in French, e ho detto ma perché non provare, come farò ora in queste clip, a modificare i valori uno per uno del gioco, del giocatore, scusate, nell'editor interno, che se non sapete come si fa è praticamente basta andare in modifica giocatore, selezionare il club di appartenenza e selezionare il giocatore. Ho provato a modificare inserendo queste le statistiche e ho notato che c'è veramente poca differenza. Ora qualcuno potrà dirmi stronzate, non è vero, online ci sono i bug di qua, di là, certo, grazie. Oppure offline, grazie al cazzo, giochi esperto. No, ovviamente non sono stupido. Prima di provare, per provare il giocatore mette una difficoltà maggiore, c'è la difficoltà più alta, che secondo me è anche peggiore di giocare online, per rendermi conto se questo giocatore mi può essere utile sì veramente o se non mi può essere utile. Vi assicuro che c'è poca differenza. Adesso avete visto tutti che ho trovato Klose Record Breaker in un pack opening, e l'avevo già provato io praticamente in questo modo, cioè modificando le varie stats nell'editor interno. Ho fatto qualche partita con la Germania e anche con la Lazio. Poi ho avuto la fortuna di provare il giocatore grazie a questa sculata immensa e non ho trovato praticamente differenze, ho trovato poche differenze. Questa cosa però io l'avevo già fatta diverso tempo fa, forse a ottobre, già a novembre ho cominciato a fare questa cosa, l'ho fatta anche con Ronaldo, Team of the Year.
Ecco, poi ho avuto la fortuna di provarlo grazie a un amico che me l'ha prestato e devo dire che anche lì non ho trovato alcuna differenza. Quindi, questo è un metodo molto utile per provare i giocatori e poi decidere se comprarli o no. Quindi, non è un metodo per trovare sicuramente, cioè per comprare gratis Ronaldo Team of the Year, perché nessuno potrà mai regalarvi un giocatore che vale 15 milioni adesso. 15 milioni di crediti, che quindi non so quanti euro sarebbero. Però è un modo innanzitutto divertente per dire anch'io cazzo ho provato quel giocatore che in realtà non potrei provare mai in vita mia. E poi è anche un modo utilissimo per fare la vostra squadra che avete in mente, perché magari io ho preso delle cantonate incredibili, che ne so, per esempio ho comprato Fabregas, adesso scusate se spuntano queste cose così, Fabregas Sif, per una mia squadra Liga che avevo fatto tempo fa. Ho speso quando uscì Fabregas, penso almeno 800.000 crediti, non so di preciso. L'ho preso in culo, detto chiaramente, perché alla fine, almeno a me, è stato più utile Fabregas NIF che Fabregas SIF. Se avessi potuto provare la sua versione SIF in questo modo, probabilmente avrei evitato di sprecare crediti. Quindi spero che voi ascoltate questo mio consiglio, ma soprattutto che mi diciate cosa ne pensate nei commenti nel video o anche su Facebook, sulla nostra pagina. Ovviamente non tutti possono essere d'accordo, perché magari molti potrebbero dire, bah, però il gioco offline è diverso dal gioco online. Io non sono totalmente d'accordo, perché alla fine stiamo parlando sempre dello stesso gioco. È vero che online poi vai a trovare i coglioni che ti giocano sempre allo stesso modo, che vanno a farti grossi colpo di testa, eccetera, eccetera. Però, per quanto mi riguarda, mi è stato sempre utilissimo come metodo. Quindi spero che lasciate un like, spero che soprattutto possiamo interagire tranquillamente con civiltà nei commenti e ci vediamo nel prossimo video.